noi abbiamo avuto una sistematizzazione dei temi lungo un asse di ragionamento e io invece vorrei permettervi di stressare in un'altra direzione, perché se ho capito bene voi mi state spiegando, e non so se avete notato che non c'è peggior informatico che il filologo della scienza, perché in confronto alla passione degli algoritmi del professor Gioello, professor Ferrari è un dilettante, adesso voglio dire, vedo che, e questo ci fa capire anche quanto il tema delle contaminazioni sia insito proprio nella meccanica del pensiero filosofico. Ma il tema che io vorrei affrontare a questo punto apre un altro capitolo, perché noi abbiamo in qualche modo compreso come la linea di ragionamento, la ragione calcolante di cui ci ha parlato Giorelli, di cui Ferrari ci aveva tracciato il contesto, permette all'uomo di liberarsi, aiutatemi se sbaglio, dalla fatica di un errore nel costruire una soluzione. Ora, il punto però è per cui l'algoritmo mantiene una sua oggettività. Io devo fare quei calcoli nella maniera più leggera possibile. Ma il tema oggi è un altro, perché oggi il tema non è il percorso individuale di ogni singola persona verso una soluzione, ma è che l'algoritmo è la base e il contenuto del modo in cui ognuno di noi si relaziona all'altro. Cioè oggi l'algoritmo è il motore dei legami sociali, non è più la scorciatoia per calcolare la soluzione individuale. Ed è lì che si identifica, lo dico a Giorello per poi tornare a Ferrari, il tema di una discrezionalità dell'algoritmo, di una parzialità dell'algoritmo, di una ideologia dell'algoritmo. Perché nel momento in cui ognuno di voi ha, diciamo, nel suo bagaglio questa esperienza, io sul modello matematico che mi consegna un social network come può essere Facebook o come può essere Twitter, ma già il modello Twitter dei 140 caratteri mi impone lessicalmente una torsione nella elaborazione razionale del mio pensiero. L'altro giorno io leggevo un dato come su Twitter stanno sparendo gli aggettivi. Ma fuori dubbio, perché nell'economia della relazione su Twitter adesso ogni due aggettivi io guadagno un sostantivo, adesso prendi due paghi uno. Faccio un esempio su Google, provate a cercare la parola gay. No, il punto è, dunque, allora, qui entriamo nel stato in cui la citazione di Giordano Bruno, in cui la circolarità del pensiero si basa non più su una corrispondenza autogovernata, ma su un sistema eterodiretto, per cui l'eterodirezione dell'algoritmo, delle relazioni sociali, questo oggi è il tema che la filosofia deve invadere. Cioè di come, ad esempio, noi questa sera avremo in discussione con, dopo la parte sul libro, l'intervista che faremo a Renato Soro, e uno degli oggetti in discussione è il prototipo di motore di ricerca italiano che Tiscoli elabora. Ora, il tema è Istella, che è quel motore di ricerca, in cosa e in quanto è discrezionalmente diverso da Google, al di là della potenza di calcolo e di ricerca che Google ha accumulato e rende al momento ancora inavvicinabile il suo dominio? Cioè, esiste una italianità ideologica di un motore di ricerca? Esiste una tipicità territoriale di un sistema social network?
dire che l'anima dell'algoritmo oggi modifica anche le relazioni geopolitiche. Allora, Giulio, nel momento in cui noi diciamo che la potenza dell'individuo è il motore sociale di questa nuova epoca della ragione calcolante, nelle relazioni fra gli individui, quanto comincia a pesare, diciamo, la qualità, l'identità, la caratura ideologica di una soluzione informatica che determina le nostre relazioni, che parla di quella leggerezza di cui Ferrari richiamava Di Calvino? Io credo molto, sia molto importante l'idea appunto della qualità delle soluzioni informatiche. Per dare un'idea, perché non vorrei che aver presentato un modello di individualismo troppo riducente, la mia impressione è che quello che ho chiamato il relativismo bruniano, no? Ogni punto del cosmo infinito può essere centro del proprio sistema conoscente, poi questo si scontra con un altro e via discorrendo. Secondo me questo tipo di relativismo è la base della vera e propria relazione tra individui. Ora, credo che le possibilità che oggi ci offre l'informatica e che ci offre anche la comunicazione ultrarapida permettano di cambiare profondamente forme di collaborazione tradizionale, catturando forse molti aspetti delle collaborazioni del passato, ma allo stesso tempo introducendo dei legami di collaborazione, di lavoro, di comprensione, piuttosto che... è una piccola preoccupazione, il sistema è relativamente stabile. Allora, l'algoritmo mi controllava. Cosa diceva? Ho un esempio che a me sembra molto interessante, la proposta che ha fatto recentemente il Fitz Medal per la matematica Timothy Gower, per riprendere un tipo di collaborazione tra matematici attraverso scambi in rete a tempi molto rapidi. È la vecchia idea che avevano alcuni matematici del primo Novecento, come Hardy e Ripperwood, di lavorare insieme con uno scambio di lettere. Però un conto è mandarsi la letterina da Oxford a Cambridge, nonostante l'efficienza della posta britannica dell'epoca, e un conto è invece mettersi in comunicazione, fare tante piccoli gruppi tipo Hardy e Ripperwood. Questo credo permette di cogliere in maniera molto rapida e talvolta inaspettata una serie di problemi interessanti che magari non erano stati visti dal primo matematico creatore e di andare avanti. Cosa viene meno qui? Perché qui naturalmente si perdono delle cose, si perde, diciamo così, il piacere di un matematico di dare il proprio nome con un'etichetta al teorema trovato. Entra di più una dimensione relazionale collettiva. La scoperta scientifica si presenta non soltanto per la fruizione, ma anche nel suo farsi come il frutto di un collettivo umano. Questo secondo me è un elemento di grandissimo interesse. Io ho fatto l'esempio dalla matematica, le stesse cose funzionano oggi in discipline dove la massa dei dati è molto forte e il problema di tararli bene è piuttosto delicato, tipicamente le ricerche di particelle elementari, o per altri versi può sembrare un paradosso, ma non lo è, nelle grandi masse distribuite dell'universo, nei problemi di cosmologia. Mi dicono, io qui però lo dico come sentito al bar, che la stessa cosa si sta sviluppando anche in contesti come la genomica e lo studio delle proteine, però non essendo il mio campo mi limito a riferire quello che mi racconta ogni tanto il mio amico Edoardo Buncinetti. Allora, questo naturalmente cambia fortemente, direi, l'idea proprio di proprietà intellettuale della scoperta scientifica, con le conseguenze economiche ben note. Mi sto domandando cosa potrebbe venire fuori quando questo discorso si estenda ad altri settori, per esempio tutte le zone coperte da brevetti, tanto per dirne una,
o lo stesso problema del copyright nelle stesse manifestazioni artistiche e letterarie. C'è stato un ampio dibattito sull'argomento. Io non sono a favore del copyright, sono più per il copyright personalmente. Allora, ultima cosa che mi sembra che riprenda l'idea della ragione calcolante come motore dei legami sociali, come indicava prima Michele Benta. Primo, io non credo che questa sia una strada, un'autostrada tranquillamente percorribile con le magnifiche sorti progressive, ma che invece riapriranno forti tensioni, forti conflitti. Il caso cinese che Google, che tu dicevi prima, mi sembra estremamente importante. L'altra questione, e questa è una riflessione sul lungo tempo politica, a cui personalmente non saprei dare una risposta. Però credo che questo tipo di situazioni mostrino sempre di più come le comunità che si formano in questo tipo di processi sono, come potrei dire, più simili a delle alleanze tra gruppi di banditi o diciamo così, di persone a cui piace cooperare insieme fino a un certo punto. Poi, finito di cooperare, ciascuno se ne va per i fatti propri, come facevano i pirati del Settecento, e naturalmente teorizzano gli attuali pirati informatici, più quello che rigide appartenenze comunitarie etichettate sotto le bandiere di questa o quella religione, di questo o quel partito, di questa o quella classe politica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo, secondo me, non dico che lo cancella, ma ci porterà a rileggere diversamente anche le appartenenze tradizionali. E in questo credo sia un grosso problema per le burocrazie che giocano sulle varie appartenenze tradizionali, gli stati, i sottostati, i grandi macrostati, le grandi religioni, le piccole religioni, i piccoli gruppi, eccetera, eccetera. Perché in un mondo di questo genere la mobilità mi sembra l'elemento più interessante e la possibilità di cambiare alleanze. D'altra parte questo è un grande motivo, tra virgolette, non per tornare ai miei preferiti, ma è un grande motivo di uno degli autori che dicevo prima, Spinoza, in una pagina molto bella del suo trattato politico, purtroppo incompiuto, il quale appunto dice che quando un'alleanza non ha più senso la si scioglie se la conservazione delle persone che sono coinvolte in quell'alleanza la salus populi, no? Per dirlo con la terminologia di teorici della politica del 500-600, è messa in gioco, il che vuol dire che per esempio una provincia poteva staccarsi dalle altre se aveva delle buone ragioni per farlo. Aggiungeva Spinoza, e questo nell'insieme, ma soprattutto Niccolò Machiavelli, il grandissimo pensatore italiano nonché amante della libertà, eccetera, eccetera. L'accenno a Machiavelli, i discepoli, tanto appunto per parlare di informazioni, i discepoli di Spinoza l'hanno tolto dalla prima edizione postuma dell'opera spinoziana, salvo poi pentirsi e metterlo dentro, dove c'è arrivato. Cioè, non so se è chiara l'idea della disegregazione, lo dico male, disegregazione delle, come dire, delle forme di alleanza, di comunità, è la fine di qualunque concezione essenzialistica delle comunità, che non vuol dire che siano finite le comunità, è finita la concezione essenzialistica delle comunità. Questo infatti è un passaggio fondamentale che affronteremo nel momento finale, ne avevamo parlato anche ieri con Matassi, per quanto riguarda la configurazione della dinamica politica al tempo della rete, in cui la permanenza dell'appartenenza, dell'identità, è un elemento ormai assolutamente decaduto. Cioè ci sono momenti di occasionalità di convergenza, i movimenti occupai, insomma, di cui voi avete visto, avete censito, sono movimenti che aggregano istanze molto diverse tra di loro, a volte anche contraddittorie, che convergono su un punto per poi disgregarsi. E lo sbigottimento della politica tradizionale dice, ma questi movimenti non governano. Certo che non governano, o meglio, non governano nel senso di stabilizzare un'opinione organizzata.
organica su tutto. Governano singoli temerati decisionali. La politica deve rispondere su come cogliere questa risorsa che viene dalla creazione di movimenti su singoli itinerari decisionali. Obama ne è un esempio, quando nella prima sua elezione in particolare riuscì a imbrigliare e a federare in rete movimenti molto differenziati tra di loro, però è molto faticoso. Ogni giorno uno se la deve sudare, la leadership non è garantita più per 10-20 anni come era prima. Questo è il tema. Ora, insomma, vorrei chiedere a Ferrari, insomma, due temi. Primo, ovviamente, una risposta. Il secondo, cioè per dare un'esemplificazione di come un algoritmo discrezionale, noi ce l'abbiamo in casa, insomma, chi di noi, insomma, fra i giornalisti, sono insomma parecchi qui dentro, lavorando con i nuovi sistemi editoriali, qui noi abbiamo un esempio concreto di come l'algoritmo pensi per noi, di come l'algoritmo predisponga i materiali riducendo la nostra facoltà di discrezionalità proprio in virtù di un'abbondanza ingovernabile per un essere umano, un'abbondanza di notizie che può essere governata solo da una potenza dell'algoritmo. E lì il punto è, quell'algoritmo come si negozia? Allora, quello arriverò dopo. No, io vedo che mi sentite, no? Sento il microfono. Allora, io però faccio l'informatico, certo. E quindi da informatico riporto un problema che viviamo in un oceano dei dati, perché poi tutto il discorso importante dell'algoritmo della negoziabilità, che io chiamerei l'adattività dell'algoritmo e la possibilità che ci siano dei linguaggi di programmazione, perché l'algoritmo di per se stesso può essere utile, è utile quando poi c'è un dispositivo di calcolo, e senza un dispositivo di calcolo l'algoritmo sarebbe poco. Quello che faceva l'esempio prima Giulio Giorelli è esattamente questo, cioè il vantaggio di avere un dispositivo di calcolo, ma il dispositivo di calcolo deve lavorare con delle astrazioni. Quindi secondo me c'è il problema del linguaggio, cioè l'informatico, il mio aspetto più importante è l'elogio della tabella dei linguaggi di programmazione. Ci devono essere tanti linguaggi di programmazione per cui una necessità di tante astrazioni simboliche. Senza l'astrazione simbolica del linguaggio non c'è calcolo. Infatti prima, quando parlavo Giorelli, io ho messo una parte che mi ero preparato, dicevo, c'è da una parte il linguaggio di programmazione e l'astrazione, e il linguaggio di programmazione è invariante rispetto all'aspetto della calcolabilità, che è di associarci agli aspetti di Gödel. Parliamo di dati, perché in realtà, come avviene? Cioè, io, quando mi ero preparato questa parte, perché pensavo a Pico della Mirandola, e è esattamente un discorso di Gödel, cioè come i dati possono affrontare e aiutare nella governance. Allora, guardate un po' di esempi. Ad esempio, ci sono 250 milioni di tweet per giorno su Twitter, è un dato del 2011. Ci sono 4 bilioni di aspetti, di pezzi contenuti e condivisi in Facebook. Ci sono 24 petabyte di dati processati da Google ogni giorno. Non so se avete idea di cosa questo vuol dire. Qui ci sono un po' di esempi di misure, ad esempio il kilobyte 10 alla 3, quindi 10 con 3 zeri. Andiamo a vedere un petabyte, per capire quanti numeri sono, è un 10 con 15 zeri. Ora si parla di exabyte, di zettabyte, di yottabyte. Perché? Perché la quantità di dati è una quantità di gradati che cresce ogni giorno in dismisura. Pensate, un megabyte bastava per raccogliere i promessi sposi, 5 megabyte per la fotografia digitale, 6 gigabyte per un film in DVD, 25 gigabyte per il Blu-ray, e ora in un terabyte ci stanno 40 film in HD. È cambiato il mondo, è cambiata la produzione multimediale, è cambiato il modo di affrontare la cultura. Prima Giovello parlava dei dati, dei genomi, eccetera. La medicina genererà moltissimi dati nel prossimo futuro, proprio per questo aspetto. Ad esempio il problema delle analisi mediche, ad esempio la risonanza magnetica, che ora ha raggiunto degli effetti, con delle nuove tecnologie, degli effetti di precisione sul meccanismo del cervello, che c'è bisogno di una enorme potenza di calcolo. Infatti si
parla di data center. Vi faccio un esempio, ahimè, pisano. A Pisa c'è una scuola molto importante medica che è la Stella Maris, che si occupa di problemi relativi al disagio e alle patologie dell'infanzia. Hanno acquistato recentemente su un telecom, perché è l'unico modo forse di fare ricerca in quel contesto in Italia, un nuovo meccanismo di risonanza magnetica, molto più potente. Per farlo, e avevano un centro di calcolo per la vecchia risonanza magnetica, quindi non una cosa datata, cioè non un centro di calcolo di 20 anni fa, una cosa up to date, direbbero gli inglesi. Per fare la prova della nuova risonanza magnetica hanno messo un ananas. Allora, il numero di connessioni di connettività di un ananas è assolutamente non paragonabile a quello del cervello. Bene, la nuova risonanza magnetica, quando è estratti i dati dall'ananas, ha mandato un disco di centro di calcolo che invece funziona benissimo con la vecchia risonanza magnetica. Allora, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che i dati sono una cosa importante. Allora, in analogia che faccio, facevo un problema di governance citando Machiavelli, ma però mi cito Galileo, cioè il Galileo, ovvero scienza sperimentale, come dicevano ieri, come diceva ieri Cesare, andiamo a vedere come si misurano queste informazioni. Allora, i dati possono essere esattamente il nuovo strumento galileiano, tra virgolette, per il futuro. Abbiamo una valanga di sorgenti di dati da tantissime parti, e il problema è che a questo punto è l'uomo che è il collo di bottiglia, perché è difficile comprendere quando, ad esempio, quando un dato è ben formato, se non ci sono perturbazioni, come si inventano i dati, come poi usa i risultati. Poi dopo vi faccio vedere alcuni esempi di mal'uso dei dati. E questo ci riporta indietro al test di Turing negli anni 50, perché il test di Turing negli anni 50 si poneva: è possibile fare in modo che una macchina, io mi interagisco con una macchina e la macchina, l'utente non capisce che è una macchina ma è un essere umano? E quindi il test di Turing è un test. Io riesco a progettare una macchina che è in tutto indistinguibile dall'uomo, e ovviamente questo test non ha mai prodotto successo. Però ora stanno venendo fuori, oltre altri aspetti dati, sta venendo fuori il fatto che uno può avere delle interfacce molto più semplici da elaborare, da utilizzare. Noi siamo abituati a questa operazione, ad esempio Michele prima faceva questa operazione per allargare e chiudere, ma questo è uno dei tanti esempi di gesti che possono essere utilizzati per interagire. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che uno ha già negli strumenti di interazione la possibilità di adattare l'interfaccia al proprio comportamento, quindi già un esempio di quello che tu chiedevi sull'interazione. Poi vi farò vedere un esempio. Allora, questo è un moderno data center e i dati come possono essere utilizzati? Ad esempio, le smart TV ora possono essere utilizzate per avere delle elaborazioni tridimensionali del cervello e per poter operare e per comprendere come sono fatti i collegamenti. Ma ieri si parlava di Obama che posto questo. Ma come funziona? Funziona esattamente perché ho una capacità elevata di processare dati e di poter elaborare dati. Ovviamente c'è l'aspetto tecnologico. Altro aspetto, la possibilità di operare con i pixel. E ora ci sono delle lavagne interattive, l'esempio del lavoro interattivo del blog di Gowers, e che ha negli Stati Uniti portato tutto un dibattito su Rediscovery Science, ovvero come si può utilizzare dei meccanismi di social networking per affrontare le problematiche della scoperta scientifica. E questo non porterà mai, lo dico agli accademici più presenti, a un H index, e quindi le commissioni di valutazione non saranno mai in grado di poter poi giudicare la forse appunto è l'aspetto dell'interattività. Allora, questi strumenti ora permettono, ad esempio, dei utilissimi nell'education, cioè perché permettono di affrontare il problema di una forma di educazione, nel senso di insegnamento, non tradizionale, basata sulla collaboratività. Altri aspetti interessanti sono, ad esempio, quelli che si chiamano i K-3D,
In questo caso questo è un case a scuola normale di Pisa, io sono coinvolto in parte in questo, dove l'aspetto interessante è uno sui beni culturali e uno sulla biologia computazionale, dove uno entra nel case di e prende le molecole e le mette assieme. Ma cosa vuol dire prendere le molecole? Vuol dire usare degli strumenti avanzatissimi di sì, con tecniche di realtà aumentata e di fare l'esperimento. E allora guardate, questa è una cosa che è esattamente nello spirito della ragione calcolante, ma nello spirito anche di vedere il risultato dell'esperimento avendo il dato poi relativo. E ci sono tanti aspetti che possono essere utilizzati, ad esempio scanner 3D per il recupero di beni culturali, questi sono utilizzati anche in medicina per riprodurre gli organi che non funzionano e quindi per affrontare il problema delle diagnosi. Le stampanti 3D, e a questo punto potrebbe utilizzare tutti questi dati per, ad esempio, in Italia, su problemi dei beni culturali, perché legare la tecnologia all'aspetto locale è una cosa importante. Noi sui beni culturali potremmo dire tantissimo e potremmo utilizzare le tecnologie per affrontare esattamente in modo innovativo questi aspetti, solo che cade il muro di Pompei. Altra cosa importante è la visualizzazione dei dati delle sinapsi, del cosmo, per le malattie, sono tutti aspetti che possono aiutare a vivere meglio. Altri aspetti importanti, questa è la chiara preoccupazione da quello che tu dicevi, la geografizialità, ad esempio andare a vedere i flussi dei movimenti per poter comprendere ad esempio delle nuove strategie di sviluppo. Allora, io volevo farvi vedere, e poi cerco di rispondere a un'altra cosa, a un esempio, questo non c'è bisogno del sonoro e quindi può andare da solo. Questo è un esempio di un algoritmo adattivo che usa i gesti per operare un semplice gioco. Allora, vedete, è un gioco che si fa normalmente col mouse, e vedete ora che viene caricato, la persona che ha fatto l'esperimento l'ha caricato e a questo punto ha detto via, con la mano, ha iniziato a fare il gioco, vedete, sono tecniche di realtà aumentata e con il semplice movimento della mano riesce a giocare, questo è un gioco semplice che avete visto tante volte che usano i ragazzini, e usa i gesti per giocare. Allora, dietro a questa operazione, che può sembrare soltanto un modo per far vedere degli esperimenti, in realtà c'è una quantità di tecnologia indifferente, una quantità di linguaggio di programmazione non banale e una quantità di grafica non banale, e combina assieme tutte queste cose che poi possono essere utili. Immaginate l'utilità di questo per i disabili, per le persone che hanno problemi a scrivere. Allora, le tecnologie e adattarsi alle tecnologie, ma fare anche in modo che le tecnologie si adattino alle esigenze nostre per vivere meglio e per far modo che noi viviamo meglio. Questo è un aspetto importante dello studio degli algoritmi e del fatto che ci siano linguaggi di programmazione che permettono di operare con queste cose. Continuando nelle cose che mi hanno preparato, se ancora un attimo di tempo. L'aspetto dell'adattabilità degli algoritmi è molto importante anche ora. Perché? Perché ora noi viviamo in un mondo dove, ora si parla di servizi di integrazione, di servizi di build, di cloud, di internet of things, ma qual è l'aspetto? Facciamo solo vedere un esempio. Vedete questo, ad esempio, se uno ha un problema di cuore, ha ad esempio uno smartphone di quelli moderni che permette di andare a calcolare banalmente con una trasformata veloce di Fourier e l'andamento del cuore. Bene, e se ha un problema, se ne scopre subito, lo scopre subito, per questo attiva in modo automatico tutta una procedura di emergenza. Perché? Perché il device è collegato in rete, il collegamento in rete è collegato a un data center, e allora a questo punto il fatto di poter operare e di avere strumenti linguistici che mi permettano di scrivere algoritmi di questo tipo è essenziale per la vita nostra quotidiana, è essenziale per poter avere un'idea di sviluppo e per poter avere una società
che pensa agli altri, una società non individualista, ma dove il bene comune è la persona. Volevo solo farvi vedere una cosa adesso, perché prima ho fatto l'entusiasta informatico, adesso mi metto il dubbio, perché bisogna anche mettere i dubbi. L'ho chiamata self-depression. Perché l'ho chiamata self-depression? Siamo sicuri che gli algoritmi risolvono tutto? Allora, noi abbiamo visto recentemente che c'era una scuola di pensiero dell'economia, che proprio diceva: siamo in periodo di depressione, bisogna tagliare i bilanci, bisogna fare in modo di avere bilanci d'oro. E perché? Perché noi abbiamo i dati che dimostrano che questo tipo di scelta favorisce lo sviluppo. Ora, Krugman è andato a vedere i calcoli che sono stati fatti e ha scoperto che i dati non erano errati, i dati erano giusti. È che gli economisti che avevano elaborato quei dati, i famosi dati inseriti, non erano alterati i dati, era il meccanismo che avevano utilizzato per fare l'analisi era banalmente sbagliato, cioè una capacità di non sapere matematica, ma non matematica nel senso di strumento, una non capacità, e che questo non notiamo ahimè gli studenti delle scuole medie superiori che vengono all'università nelle facoltà scientifiche, di non saper ragionare in termini matematico-logici, cioè quella ragione calcolata che diceva prima Giorello, è una cosa che si è persa. Cioè, l'aspetto importante è proprio questo, cioè l'educazione, fornire degli strumenti ai bambini ora perché siano in grado di fare i conti. Di avere un'autonomia rispetto alla potenza della vita. Esattamente, perché la cosa importante è la consapevolezza del problema. L'autonomia dell'individuo. Allora, il problema è che qualunque siano state le fonti, ci sono state delle politiche che sono passate sulle nostre teste, e politiche che sono passate sulle nostre teste dicendo ci sono i dati. Poi è vero che fortunatamente alcune persone hanno fatto i controlli, hanno controllato. Ecco, allora noi siamo alla fase finale che prevede poi un giro di valzer tra tutti. Io devo introdurre però l'ultimo tema che dà retroattivamente senso anche a questa parte del dibattito, perché se no noi avremmo solo celebrato, come dire, inesorabile potenza della ragione calcolante. Ora, noi finora abbiamo parlato di una logica computazionale, cioè come si fa meglio il calcolo, e di una logica di servizio, come il calcolo ci aiuta a fare le infinite cose. Noi però stiamo entrando in un'altra fase, non più, per usare la metafora sanitaria, diagnostica, ma quella della terapia tramite il calcolo. Cioè, come dice Craig Bender, il computer non serve a fare quelle stupidaggini su cui noi ci intratteniamo, la web TV, il social network. Il computer serve a riprogrammare la vita umana. Allora, il punto oggi è, alla vigilia, lo dico e so di imporvi una violenza inesoribile, per cui vi chiedo una battuta di orientamento del dibattito, alla vigilia di una fase in cui l'algoritmo serve a modificare la composizione dell'individuo nella sua composizione organica, si pone un problema. Adesso io non voglio agitare i fantasmi stupidi di eugenetica, però si pone un problema di trasparenza, controllo sociale, garanzia che chi fa, come fa, dove fa e perché fa. Ecco, allora, questi sono i temi che ci portano, diciamo, ci proiettano al tema, insomma, della filosofia come guardiano del laboratorio, insomma, per usare, insomma, la metafora. Per cui una battuta sull'algoritmo per la vita umana e che cosa e qual è il dibattito critico. Allora, io quello che sto cercando di dire è che le tecnologie e i linguaggi di programmazione
sono un utile strumento, lo dico non da entusiasta, io ovviamente, come capite, io sono un amante dei linguaggi di programmazione e sono un amante delle astrazioni, cioè prima volevo farle, non c'ho tempo, volevo fare l'elogio di Babele, cioè tanti linguaggi sono utili. L'elogio di Babele perché, a differenza del linguaggio umano, la programmazione ha bisogno di astrazioni differenti, in campi differenti. Notate, io parlo sempre di astrazioni, perché è la mentalizzazione del problema. Allora, una delle grosse problematiche di ricerca attuali è in informatica si chiama la sicurezza. Ma la sicurezza non è il fatto soltanto che uno vuole avere un computer e non abbia virus, o che non abbia spam, o che non ci siano degli attacchi. La sicurezza è anche avere, ad esempio, degli strumenti di, non mi viene la parola italiana più precisa, ma in inglese si chiama anonymity. Cioè, ad esempio, noi siamo, io ho Telegram, tutti i miei dati di spostamento, infatti vengono utilizzati per fare aspetti di georeferenzialità. C'è un esempio molto benino fatto da Carlo Ratti, dell'MIT, durante la finale dei campionati mondiali Italia-Francia. Allora, è andato a monitorare il traffico degli SMS prima, dopo, durante e la... Allora, c'era una quantità di SMS prima della partita, una cosa, un picco. Poi, primo tempo, intervallo, boom. La testata di Materazzi, di Dana Materazzi, un picco fantasmagorico, i rigori, non vi potete immaginare quanti dati sono fuori. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che siamo controllati, non è un discorso di Grande Fratello o di orwelliana memoria. Cioè, il punto è che bisogna avere degli strumenti per, uno, per essere consapevoli che i nostri dati possono essere utilizzati, ma due, bisogna avere anche degli strumenti linguistici, dei linguaggi di programmazione che permettono di rendere anonimi e di offuscare. Questo è un aspetto della ricerca non banale. Ci sono quantità di attività di ricerca, ahimè, finanziate dalla comunità europea, perché se uno va a fare i PIN, scusate questa nota interna di polemica nei confronti di come vengono finanziate in mano in Italia le ricerche scienziate, da niente rispetto a queste problematiche. Insomma, in sede europea c'è una visione un po' più strategica. Quello che manca è una visione strategica di questi problemi, perché chi ci governa non li conosce. E il fatto di poter parlare a più voci di problematiche di questo tipo è utile per rendere consapevoli. Cioè, noi, prima tu dicevi, noi governiamo l'algoritmo. Io non sono tanto d'accordo con questa cosa. Quello che secondo me è molto importante è che ci sia una forma di educazione per rendere le persone consapevoli di quello che stanno usando. E allora, perché se le persone sono consapevoli delle tecnologie che usano, di come le usano e degli vantaggi, ma anche degli effetti che possono avere, allora solo allora c'è la possibilità di avere una coscienza critica e un pensiero critico su come si usano. Gli strumenti sono utili per vivere. E ovviamente sarebbe utilissimo, ancora una volta, educare alla formazione matematico-scientifica nelle nostre scuole. Io non sono un filosofo, ma mi dicono tutti che la scuola italiana ha un orientamento completamente diverso dovuto alla presenza di filosofi molto, molto bravi che sono stati ministri dell'educazione da De Santis in poi, se non sbaglio, passando per Gentile. Allora, Giovanni, il tema su cui ti vorrei richiamare appunto è la profondità, l'orizzonte di una genetica digitale che ponga alla filosofia il problema di una vita non più da decifrare per l'origine, ma a questo punto anche da negoziare, insomma, per la destinazione, perché se interviene la possibilità di una riprogrammazione, insomma, dell'individuo, il tema si pone, e non sto solo parlando dei famosi valori. Ma se mi consenti di affiancare alla battuta di Craig Venter, una battuta che butto lì adesso, in un qualche modo l'attuale consapevolezza che noi abbiamo nel campo della genetica e della biologia
ci permette di fare quello che Marx diceva per la filosofia: non si tratta soltanto di comprendere il mondo, ma anche di cambiarlo. Qui non si tratta solo di comprendere la vita, ma anche di cambiarlo, nel senso che oggi abbiamo le possibilità, o intravediamo le possibilità, di che un pezzo dell'evoluzione naturale, attraverso quella parte aggiunta sull'evoluzione naturale che è l'evoluzione culturale, come la chiama Luca Luigi Cavalli Sforza, è in grado di cambiare l'evoluzione stessa. Almeno la possibilità è abbastanza realistica, indipendentemente da questioni concrete di costi, di allocazione delle risorse, eccetera, eccetera. Dunque, questa è una grande sfida che oggi abbiamo. Potremmo dire che, così per fare una battuta, Marx si trova a incontrarsi finalmente con Darwin dopo le incomprensioni che sono diventate leggenda, no? Dedico il Capitale, grazie, preferisco di no. Pare che né Marx abbia detto di dire il Capitale, nemmeno Darwin mi ha risposto, preferisco di no. Comunque, chiuso questo. Questa mi sembra la sfida di fondo. Pur avendo non poche perplessità, come lui ha sugli algoritmi, io ce l'ho anche talvolta sugli studi di genetica e prolungamenti di questo tipo di studi, il non rispondere alla sfida di Cary Venter invocando i valori non negoziabili, no, cosa che viene fatta da non pochi conservatori oggi, di cui quattro esemplari vengono anche citati in questo tuo libro, i cosiddetti marxisti ratzingeriani, con i quali preferisco non inferire per carità di patria. Tirarla fuori i valori non negoziabili è un modo di fatto per non fare niente, per non porsi il problema, per scappare dalle responsabilità che la domanda di Venter ci pone e far sì che poi qualcun altro faccia quello che tu non hai avuto il coraggio e hai finto di non fare, eccetera, eccetera. Voglio dire, storie di istanze libertarie o di istanze comunque di rinnovamento che non sono state colte dalle elite giunte che hanno fallito il bersaglio e sono finite in manacce più o meno spregiudicate e tinte di sangue. Il mondo è pieno, lo vediamo probabilmente anche nella scuola dialettica delle cosiddette primavere arabe, ma insomma, un classico caso, quando non si capisce che un paese stremato e che si può uscire dalla crisi soltanto chiudendo una guerra deleteria e venendo incontro alle istanze della popolazione, se non lo capiscono i riformisti e i democratici, lo capisce un signore più pregiudicato che si chiamava Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin, ed era tra i bolscevichi uno dei migliori, figuriamoci gli altri. Quindi, sotto questo profilo, bisognerà rispondere a questo e poi una volta per sempre, non per sempre, ma tentare almeno di spiegare alla gente che i valori sono sempre e anzi i valori emergono dalla negoziazione e se c'è uno strumento interessante forse è provare a mettere in rete, perché i cosiddetti valori non negoziabili sono di fatto talvolta negoziati di continuo da coloro che sostengono che sono non negoziabili. Non c'è di più da aggiungere sulla, diciamo, miseria morale di quest'ultimo. Grazie. Volevo aggiungere una cosa veloce sul discorso del mettere in rete i dati. Allora, noi abbiamo vissuto un periodo dove internet e la rete come conosciamo era ed è ancora per il momento libera. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sto parlando della rete contraria. Cioè vuol dire che i dati del viaggio sulla rete, la rete è, forse perché è stata sviluppata anche se in un ambiente americano dell'ARPA, ma erano tutti hippie e cappelloni che venivano dalla costa di Berkeley e della Silicon Valley, erano tutti scapestrati. Allora, in internet tutti i pacchetti sono uguali, non ci sono pacchetti più uguali degli altri. Il protocollo IP dice questo. E cosa vuol dire, insomma? Vuol dire che
gli operatori non possono discriminare i dati, non possono discriminare i contenuti. Quindi voglio dire che se io devo dare della banda, dell'accesso a dell'informazione, non posso discriminare l'informazione A dall'informazione B. Allora, se noi andiamo a vedere l'esempio del cinema, ad esempio, tanti esempi di etno in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, e i dispositivi che stiamo utilizzando ora, le app ad esempio, sono meccanismi in cui c'è la privatizzazione, la rete non è più neutrale, perché l'unico modo per poter accedere a dei contenuti è usare quelle app a pagamento. Allora a questo punto, avere un meccanismo di rete libera è essenziale per fare la negoziazione dell'informazione, come dicevo prima. Perché la libertà di poter avere i contenuti, quindi per fare in modo che non ci sia discriminazione dei dati, è essenziale per il motore delle conoscenze. Infatti, quando internet è venuto fuori, io vi ho usato l'espressione prima, si parlava di società delle conoscenze, non di una. Cioè la possibilità di accedere in modo libero, si fa per dire, per quale internet sembra gratuito, ma in realtà noi la paghiamo. Cioè tutto un aspetto. Però questo fatto in cui i grandi player delle telecomunicazioni ora hanno affrontano questo problema e l'affrontano sul mobile, perché sul fisso non possono farlo, sul mobile lo affrontano bene, è un aspetto di vitale importanza per utilizzare al meglio queste tecnologie in modo libero e quindi poter permettere la negoziazione. Grazie professor Ferrari, diciamo che concludiamo la parte didattica.